Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Poche battute per immediatamente entrare nel vivo dei programmi di Giacomo Tranchida. Nel caso di elezione, la giunta Tranchida si propone di realizzare nel campo delle politiche comunitarie certamente l'attuazione dell'agenda urbana. Sono 20 milioni di euro circa appostati, allocati per la città di Trapani. Trapani fa parte di una coalizione di 5 comuni, in cui fa parte anche Marsala, Erice, Trapani appunto, Mazara e Castelvetrano, in cui devono attuare una strategia di sviluppo urbano sostenibile che è stata già approvata dalla programmazione e che aspetta soltanto le progettazioni da parte dei comuni. Questo nell'immediatezza penso che sia la cosa più urgente da governare in termini amministrativi, in termini procedurali, in termini tecnici. Ma non dimentichiamo che l'area di libero scambio probabilmente nel 2019 già si candida ad essere già operativa e sicuramente Trapani dovrà avere un ruolo fra i comitati degli regionali, degli enti locali, in cui chiaramente Trapani ha delle potenzialità di poter contribuire all'area di libero scambio, non soltanto, ma oltre ai fondi a gestione indiretta a cui appartengono quelli dell'agenda urbana, esistono i fondi a gestione diretta, quindi una progettualità che ha a che fare e avrà a che fare anche con l'inclusione sociale, con le tematiche delle politiche giovanili, con quelle che sono le infrastrutture. Dico, c'è tanto, tanto, tanto da fare e non dimentichiamo tutti i bandi che purtroppo, come dire, stanno anche a scadere e quindi dovremmo prendere un treno in corsa. L'attuazione della programmazione operativa dei fondi comunitari è in corsa e noi dobbiamo salire su questo treno cercando di attivare quanto più progettazione possibile, chiaramente partendo anche dalle esigenze del territorio e anche dai giovani, dalle comunità, dagli ordini professionali che ci possono sicuramente dare una mano in termini di idee e di progettazioni in senso lato.